Bene, benvenuti in questo piccolo e minimo video tutorial. Io con la passione per i video sono stato subito stimolato dalle vostre domande e quindi provo a creare un piccolissimo appunto strumento che mi auguro che possa essere utile per rispondere a quanto appunto avete chiesto. Quindi, mettiamo che io desideri inviare un messaggio proprio a uno dei tutori. Siamo, come stavo dicendo precedentemente, già all'interno, ad esempio, di una discussione in uno dei tanti forum e magari all'interno ho la fortuna di trovare subito uno dei messaggi di uno dei gruppi, quindi o di Antonino o mio, quindi di Riccardo Rivarola. Sarà sufficiente che io mi sposti il cursore sul nome del gruppo. Faccio un clic. Ed eccomi. Avrò con questo accesso proprio a una descrizione dettagliata della persona con la quale io voglio, diciamo, dialogare o comunque alla quale voglio inviare un messaggio. Come vedete in fondo abbiamo proprio questo pulsante, quindi facendo un semplice clic su invia un messaggio, sfruttiamo quella che è la parte interna della piattaforma Moodle. Quindi io ad esempio, ciao Antonino, approfitto di spazio per inviarti un messaggio privato all'interno del corso. Tutto questo mi serve e e gli dirò invia un messaggio. Come potete notare, il messaggio appare subito all'interno dello spazio dedicato. Posso aggiungere anche un contatto o addirittura ho anche la possibilità di una scelta estrema, quindi di bloccare il contatto. Quindi dalla barra verticale posso risalire verso l'alto. Vedete? E posso leggere, quindi poteva essere la mia una risposta, il messaggio da parte di Antonio. Ok, a questo punto sarà sufficiente chiudere la piccola finestra e il gioco è fatto. Bene, a questo punto invece, come potete notare, sono entrato nel mio spazio, quindi nella parte del mio profilo, quindi dove ci sono tutte le mie informazioni, eccetera, eccetera. Ecco, qui per esempio potete vedere il mio indirizzo email, quindi direttamente uno può utilizzare anche questo. E ho tre messaggi, quindi faccio un clic e vedete che a me appare questa piccola finestra dove all'interno mi viene suggerito cosa posso fare, quindi posso fare una ricerca, posso scegliere le impostazioni, quindi mostrerò automaticamente la finestra dei messaggi non appena ricevo un nuovo messaggio. E qui è specificato che è necessario che il browser non blocchi le pop-up di questo sito. Posso bloccare, cosa che vi sconsiglio, tutti i messaggi che provengono da persone che non appartengono alla mia lista di contatti. Questo può essere importante, però insomma, ci sono delle scelte, quello sta a noi e siamo liberi ovviamente di scegliere, appunto, di fare più di una scelta. Sono
suonare quando arriva un messaggio. Questo può essere interessante ed utile, perché se fate come me la periferica audio attiva, questo può essere molto utile, perché magari sono tutto preso a leggere altri messaggi, a fare altre cose. Posso usare in alcuni, solo su alcuni browser, un editor HTML, fare la versione di frame JavaScript e queste le lascerei stare. Inviare messaggi per email quando sono offline, cioè se qualcuno mi scrive con questo sistema ed io non sono al momento collegato, vengo avvisato al mio indirizzo di posta elettronica. E qui posso dirgli per quanto, cioè se sono assente per 10 minuti, ovviamente la cosa funziona in questo modo. Quale indirizzo? Quindi il campo sottostante, il formato. Posso scegliere tra formato di testo o formato HTML. Per maggior sicurezza è preferibile sempre un testo molto semplice, un formato di testo. Salva le mie impostazioni, sono state salvate, e cerca, ve lo dicevo, cerca una persona. Posso posizionarmi qui, cercare un nome, ad esempio mettiamo proprio Antonino, solo nel mio corso, cerca, vedete? Vi ottengo così la ricerca, il risultato della ricerca di tutti i corsisti che sono presenti all'interno del corso. Quindi se non mi ricordo il cognome ad esempio, però è solo un nome, questo mi può aiutare tanto. E avete visto, mi dà anche subito il risultato, sono 7, eccetera, eccetera. Nuova ricerca posso fare, o altrimenti ritorno alla prima per leggere i messaggi. Questi messaggi provengono da persone che non compaiono nella tua lista di contatti. Se desideri aggiungere, fai clic sull'icona aggiungi contatto a fianco del nome delle persone. Vedete? Quindi anche io quando non vedo delle scritte devo almeno provare a navigare, a spostarmi con il cursore. Vedete? Quindi io posso aggiungere, visto, passa e mi dice che addirittura è online in questo momento. Fughetta Cacciarubi lo stesso, collega di Livorno, e per non fare distinzioni con nessuno facciamo anche Carmela, poi con calma vi leggo i messaggi. Bene, con questo mi auguro di aver reso abbastanza chiaro il funzionamento, almeno di questa piccola parte, e non mi rimane che augurarvi buon lavoro. Alla prossima!